a tutti carissimi amici di Mobile Brand, oggi sono qui finalmente ritornata per farvi una recensione di un prodotto che avete già visto ed è un prodotto Technotech, ma che serve assolutamente per il prodotto tech con cui sto filmando in questo momento. Ebbene, eccolo qui, finalmente tra le mie mani, l'edizione limitata color silver del cage per Sony Alpha 6500, che sapete benissimo essere la mia nuova mirrorless con la quale sto filmando in questo momento. E voi vi domanderete: ancora hai comprato cose per la tua fotocamera? No, in realtà questo è un prodotto di Small Rig e me l'hanno gentilmente mandato per provarlo e recensirlo, senza sborsare, insomma. E vi dico subito a che cosa serve, perché voi potreste dire: sì, ok, è una gabbietta metallica, ma qual è il suo utilizzo? Bene, basilarmente su questo cage ci potreste attaccare tantissime altre parti e far diventare la vostra fotocamera un set cinematografico unico, che vi portate in giro e andate a girare i film, una cosa del genere. Oltretutto, i cage e altri pezzi di Small Rig non ci sono solo per Sony Alpha 6500, ma ci sono anche per tantissime altre fotocamere e reflex e anche videocamere, quindi vi consiglio di andare a dare un occhio su Amazon, perché sicuramente troverete anche il modello della vostra fotocamera, videocamera, reflex o quello che volete per poter comprare un oggetto di Small Rig. Passiamo a spiegare a che cosa serve basilarmente. Serve a darvi più uscite per poter attaccare più oggetti alla vostra fotocamera mirrorless, in questo caso mirrorless, perché come ben sapete ogni fotocamera reflex eccetera ha un solo attacco a ciò. Invece questo cage già vi aumenta la possibilità di uno, perché ne ha uno proprio qui. Di conseguenza potreste attaccare ad esempio una luce, un faretto, e quindi aumentare la vostra qualità video, in quanto avreste il fascio di luce direttamente sul viso o comunque sul tronco del vostro corpo se fate dei video tipo i miei, diciamo. E tutti questi buchini che vedete non sono messi lì a caso, ma potete mettere un bulloncino in ognuno di questi singoli buchi per poter attaccare qualsiasi oggetto, come per esempio un monitor esterno, perché per esempio per l'Alpha 6500 sapete che non c'è la possibilità di ribaltare il display né lateralmente né nella parte di sopra, e di conseguenza non c'è la possibilità di vedersi direttamente, quindi questo torna molto utile anche per un eventuale monitor esterno, che va basta attaccare o alla destra o alla sinistra con un bulloncino. Nel mio caso non ho un monitor esterno, di conseguenza diciamo che per il momento questo cage è più che sufficiente per gli oggetti che mi serve attaccarci. E adesso vi spiegherò che cosa andrò a attaccarci e vi farò anche il video di montaggio, perché è veramente molto semplice. Andrò a montare questo faretto, che è piuttosto grossino diciamo rispetto al cage, è anche più grande, e ci attaccherò lo shotgun, che vedrete dopo perché ci sto registrando adesso l'audio, quindi mi risulta difficile farvelo vedere. Per lo shotgun è molto più semplice, perché basterà inserire qui la sua bella slide e fissarlo in posizione, mentre invece per il faretto, essendo che è più grande di quanto pensassi, ma lo avevo già prima quindi non ho potuto fare calcoli prima che mi arrivasse il cage, non riesco a metterlo nel l'attacco occhio della Alpha 6500, quindi mi sono munita di bullone, che è altrettanto comodo, altrettanto facile, per poterlo montare proprio lì, e dopo vedremo se ci sarà anche un incremento della qualità video e dell'illuminazione. Ci vediamo tra poco.
Rieccoci qui, signori, tornati finalmente dopo questo montaggio che spero vi sia tornato utile in caso voleste acquistare un cager di Small Rig. Attualmente sto già utilizzando la luce, quindi mi potrete dire se la qualità video è migliorata, se la luce sulla mia faccia è migliorata e altre cose, insomma. Potrete giudicarlo voi, in realtà vorrei fare ancora qualcosa di meglio e lo vedrete nelle immagini sicuramente qui in sovraimpressione. E vorrei dirvi ancora qualcosina riguardo a questo cage. Come sapete, l'Alpha 6500, malgrado sia stato abbassato o quasi del tutto azzerato il livello del problema del surriscaldamento, non è stato del tutto eliminato. Questo cage permette, non facendo aderire completamente la fotocamera a un eventuale treppiede o alle mani che possono ulteriormente scaldarla, diciamo che consente una maggiore areazione e quindi diminuisce anche la possibilità che durante una registrazione si arresti a causa delle alte temperature interne, specialmente quando registrati in 4K, perché con il 1080 ormai questo problema è stato del tutto superato, purtroppo su 4K ancora lievemente permane. Inoltre, come vi stavo dicendo, ho adottato un'ulteriore soluzione che prevede l'innesto di un altro faretto che dovrebbe illuminarmi ancora ulteriormente. Non so se utilizzerò questo idea oppure se acquisterò i softbox, ma per il momento diciamo che questo faretto sicuramente aumenta di molto la mia illuminazione personale, diciamo. Non ho neanche intenzione di acquistare un monitor esterno per il momento. Se qualcuno me lo volesse regalare, però glielo attacco volentieri, tenete presente. Per quanto riguarda il Rode, non l'ho attaccato direttamente all'attacco Ocho della 6500 per il semplice fatto che mi piaceva di più lì dove l'ho messo e poi volevo appunto sfruttare il più possibile le possibilità, ripetizioni, di Small Rig, di questo oggetto di Small Rig. Questo cage veramente mi ha cambiato l'illuminazione, sicuramente, ma anche la giornata, perché adesso registro senza alcun problema, vado avanti senza problemi e senza aver paura di dover controllare le temperature, dover anche magari continuare a staccare, riattaccare la fotocamera che poi magari sai il filetto si rovina. Basta lasciarla direttamente nel cage e poi continuerete ad avvitare e svitare i filetti presenti nel cage, che sono molti di più quelli sottostanti rispetto al singolo buco filettato della vostra fotocamera, e anche questo è una cosa a favore di Small Rig che vi impedirà quindi di rovinare velocemente la fotocamera, specialmente se continuate a cambiare treppiedi, posizione e cose del genere. Che dirvi, insomma, in definitiva, questo oggetto unito poi ad altri oggetti di Small Rig veramente vi renderà la vita facile nelle vostre registrazioni e in più diventerete super professionali, che è quello a cui aspirerò. Facciamo tutto il verbo aspirare, che siamo a posto. Io per il momento vi saluto, ringrazio tantissimo Small Rig per questo cage veramente fantastico. Spero di esservi stata utile e spero che andiate a vedere gli altri oggetti di Small Rig. Io vi lascio il link di questo cage in descrizione, come sempre, in modo che se siete interessati a un oggetto di Small Rig da Leap ci potete arrivare senza problemi. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video recensione, perché sicuramente sarà una recensione. Vi auguro una buona giornata, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video, un dislike se non vi è piaciuto questo video e non capisco perché non vi possa essere piaciuto questo video, perché questo cage è fantastico, e un saluto da Mobile Brand.